strattonata da Fernanda Marrocchi, classe 74 Palari, è giocatrice molto esperta, una delle veterane di Teramo. C'è l'invasione d'area per Teramo con Ferrari, che trova Ferrara, che forse ha invaso, sì. Cambio di invasione, si restituiscono vicendevolmente il pallone le giocatrici in campo con Ciandarli che prova ad attaccare, bello il pallone in ala e c'è il gol. Apprezzabile la realizzazione in questo caso della giocatrice maglia numero 19, Olga Lanfredi, che è riuscita a trovare il varco corretto. Attacca ancora Fernanda Marrocchi. Ariosto in possesso di palla. Tanic. Petrova. Importante per l'Ariosto mettere il ritmo anche Stefani Petrova. Radovic e Tanic coinvolgono Soglietti. Radovic, gran gol da parte di Sandra Radovic, che con le difese basse non lascia scampo. Serviva una prova di grande riscatto per Sandra Radovic. Ottimo l'approccio in questa prima parte di match. Tre gol, 50% del fatturato delle emiliane, porta la firma di Sandra Radovic. Di Prisco. Palarie. Ciandarli. Di Prisco, tutto chiuso, ancora Ciandarli per Palarie, cercano Bellu, non la trovano, palla vagante, fortunata Teramo che mantiene la maniglia. Palarie, palla smorzata a due mani, Ferrari che poi va a lanciare in verticale, lascia rimbalzare il pallone Ferrara, molto brava perché lo recupera in precario equilibrio Chiara Ferrara. Secondo gol per lei, che va a ringraziare di questo prezioso assist Elisa Ferrari, che è riuscita a trovarla nonostante nella mimica fra le due l'ala sinistra dell'Ariosta avesse sterzato verso il centro quando il lancio evidentemente da parte dell'estremo difensore ex Iomi Sassuolo, Omi Salerno, era stato più laterale. Ciandarli. Radovic fermata con Bellu che può andare a battere. Di Prisco cerca l'imbucata, Soglietti minaccia l'uscita. Ciandarli ancora per Palari, stavolta la scalata riesce con Canzio che trova il gol. Bella azione questa di Chiara Canzio che va a chiudere sul 7-4 questo break. Radovic manca la porta, non era una brutta scelta questa di Radovic, che però ha chiuso molto il polso e ha visto impossibilitata la possibilità di centrare la porta. Di Prisco. Ciandarli. Dorra Ciandarli, terzino sinistro di Teramo, giocatrice molto aerobica, giocatrice anche molto elastica, chiaro che ha bisogno di qualche falcata per scaldare meglio il braccio. Canzio per Palari, grande giocata qui, rifiuta l'attacco Lanfredi, poi Ciandarli che effettua invasione di doppia, ma Rocchi viene murata, aveva cercato il lancio per Soglietti, lancio sbagliato, il contropiede di Teramo con Ciandarli. Marrocchi ci mette una bella pezza perché blocca il contropiede. Si intendono in questo caso le due giocatrici, o meglio si spiegano, trovano anche una discreta intesa. Nono minuto di gioco al boschetto, 7-4 per l'Ariosto. Gran palla qui di Di Prisco che trova stavolta Lanfredi, para e molto bene stavolta Ferrari che comincia ad entrare in questa partita. Tanic per Soglietti, buona l'apertura, Soglietti con morbido tocco, finta il tiro, la conclusione e poi con un pallonetto va a battere Selene Franceschini per il gol dell'8-4. 8-4 che è massimo vantaggio per l'Ariosto. Ancora Soglietti al minuto numero 9. Palarie. Grande serenità sulla panchina dell'Ariosto. Di Prisco, la buona difesa di Radovic, ancora Palari per Di Prisco, in doppio appoggio, trova l'incrocio dei pali, un gran bel gol questo da parte di Francesca Di Prisco, centrale molto interessante di Teramo. Petrova, Tanic, ottima scalata, è cercata una giocata abbastanza gettonata in questa stagione con Soglietti che quando ha l'angolo molto chiuso butta l'occhio verso Marrocchi, stavolta Marrocchi era chiusa, impossibile raggiungerla con un passaggio e ora si riprenderà con
un possesso per Teramo che attacca per il meno 2 all'undicesimo. Di Prisco, Ciandarli, Palarie, difficile questo possesso per Teramo, ancora Palarie, si alza, tira, Ferrari sporca la conclusione con i polpastrelli, poi va a far ripartire l'azione Radovic per Ferrara, angolo molto difficile per Chiara Ferrara che tenta il secondo palo, aveva anche battuto Franceschini ma il palo gli dice di no, sfortunata la riosta in questa circostanza. Lanfredi, Lanfredi va da Palarie, Di Prisco, Ciandarli per Bellu, Palarie, molto brava Radovic in uscita, non se la sente Marrocchi di scivolare verso Di Prisco, Ciandarli, tiro deviato, abbastanza telefonato ma buona difesa da parte di Tanic che sporca il tiro, sta funzionando a meraviglia il tandem che trova Tanic, non ha, sta riuscendo Teramo a prendere il minimo tiro pulito. Palarie, Di Prisco, che gol, grandissimo gol per Francesca Di Prisco, meno 2, break per Teramo con Francesca Di Prisco che trova l'incrocio, Petrova si fa parare il tiro da parte di Franceschini, è la prima parata da parte di Selene Franceschini. Canzio, Palarie per Ciandarli, ancora Di Prisco, 12 minuti di gioco più 2 per l'Ariosto che però deve difendersi dall'attacco di Teramo che sfida Ferrara per il meno 1. Di Prisco, Ciandarli si ferma, è un problema per Di Prisco, Radovic ottima difesa, poi Bellu sporcata da Petrova, tra 9 metri in favore dell'Ariosto. Ciandarli, pallone ancora per Di Prisco, molto ben contenuta, eccolo il 2 minuto per Radovic che ha avuto la sfortuna di trovare una mezza scivolata da parte di Ciandarli e il braccio è finito sotto la gola, chiamata di 9 metri, sì, ma chiamata anche di 2 minuti. Primo 2 minuti del match, Ferrara dovrà gestire un'inferiorità in piena rimonta di Teramo. Palarie, Ciandarli, Di Prisco, Canzio, Palarie, difesa molto ben organizzata da parte dell'Ariosto che non dà soluzioni facili, Palarie cerca lo scavallamento, poi si va da Lanfredi, passi di Palarie, ottima difesa dell'Ariosto in inferiorità numerica e giustamente coach Carlos Britos mentre le sue ragazze spingono dice attenzione perché ovviamente adesso il cronometro va utilizzato in maniera sagace. Ferrara va a fare il terzino, soluzione interessante questa. Petrova, Tanic attacca con l'extra player, scelta intelligente anche questa per coach Carlos Britos, con la più veloce in campo Chiara Ferrara che darà il cambio a Elisa Ferrari. Petrova cerca un varco, manca la porta, Petrova glielo dà Soglietti invece il cambio che era la più vicina, manca la porta Petrova, difficoltà reiterata per Stefani Petrova, Palari e para Elisa Ferrari chiudendo la porta e l'esperienza di Elisa Ferrari porta anche a prendersi il tempo per esultare facendo scorrere altri secondi e infatti il commissario va a dire che probabilmente le operazioni dovrebbero essere più rapide, tuttavia chiaro che sta nel gioco delle parti. Ferrara, Petrova, rischio di persa, Soglietti salva tutto, ancora Ferrara a cercare il varco, Tanic non attacca lo biondo, si va ancora da Tanic, azione lunghissima, chiamato il passivo, trova il gol Tanic con un bel tiro ad incrociare, primo gol per Mariana Tanic, respiro di sollievo per l'Ariosto che recupera il pallone e di fatto cementifica il margine perché quando è passato un quarto di gara pieno, il più 3
permane anche nonostante 120 secondi di inferiorità numerica già trascorsa. Ciandarli, Di Prisco, pallone per Bellu che cerca Ciandarli, prova ad andarsene, prova la conclusione, altra parata da parte di Ferrara, di Ferrari, che lancia lo biondo in contropiede. Martina lo biondo coglie la traversa, non chiude il polso, Martina lo biondo ci ripensa su, ma insomma può starci, un errore, entrata da fredda con Elisa Ferrari che va immediatamente a rincorare la propria compagna di squadra. Ciandarli, pallone per Palari, scambiano le due, Di Prisco serve Palari, paratone da parte di Elisa Ferrari che in spaccata toglie il portiere, toglie il pallone dalla porta, giocata da gran portiere, poi il rilancio per Marrocchi che trova il gol numero 2 della sua partita, nuovo più 4, e dopo l'8-6 arriva il nuovo controbreak di 2-0 che porta il punteggio sul 10-6 in favore della formazione di casa. Brava Marrocchi qui a trovare una soluzione molto efficace dai 6 metri. 17 di gioco al Boschetto, 10-6 per la Securfox. Ciandarli, Palarie, ancora Di Prisco, para due mani Elisa Ferrari, ma c'è il fallo da parte di Marrocchi con Elisa Ferrari che va a chiedere un nuovo sforzo alle proprie compagne di squadra. Di Prisco per Ciandarli, a rischio dei passi questa azione con Palari che raccoglie un pallone vagante, doppio appoggio, sfortunata l'Ariosto, forse anche invasione, sì, invasione da parte di Olga Lanfredi con il pallone recuperato dall'Ariosto che attacca a testa bassa Tanic con fallo, qui c'è 2 minuti, grosso come una casa perché ha tenuto il braccio di Tanic Lanfredi, e infatti l'arbitro va a dire qualcosa anche alla giocatrice maglia numero 19 di Teramo. Noi intanto annotiamo il secondo gol di Maja Tanic, più 5, ritoccato il massimo vantaggio, 18 di gioco, 12 al riposo, 11-6 il punteggio con Teramo che attacca per provare a fermare l'emorragia, parziale di 3-0 per l'Ariosto. Petrova, Ciandarli, una finta ancora parata da parte di Elisa Ferrari che adesso ha trovato la maniera di mettere completamente la museruola. Tanic ancora in percussione, terzo gol consecutivo per Tanic che adesso ha preso molta fiducia, 12-6, e continua la difficoltà per la formazione ospite che effettua anche qualche sostituzione, paga Franceschini, una sola parata per lei in campo. Con la maglia numero 16 va Martina Baldassarre. Ciandarli, non una gran partita finora la sua, non è riuscita a dare forza alle proprie conclusioni. Di Prisco, palla per Bellu che si libera, gran gol qui di Bellu, molto brava anche Di Prisco, secondo gol per Sara Bellu. Radovic fa tutto da sola, Radovic ha tanta voglia oggi, ha tanta fame da tabellino. 13-7 più 6, partita per il momento che l'Ariosto sta interpretando quasi unicamente con l'uno contro uno in attacco. Palarie, entriamo nel 20° minuto di gioco, massimo vantaggio nuovamente ritoccato, 13-7. Palarie, passi per Palarie, buona la difesa di Tanic che poi decide di giocare su Petrova. Radovic attacca ancora molto bene la seconda fase, nell'angolo per lo biondo. Tanic fermata da Palarie, Petrova, si va al gioco organizzato, Petrova, Tanic, palla per lo biondo, eccola Radovic dal centro, grande palla per
per Soglietti, che forse è spinta ma prima ha invaso, e allora possesso per Teramo con Palarie, bella palla per Lanfredi che dall'interno dell'area manca la porta, e qui Ferrari gli aveva chiuso l'angolo con Lanfredi che ha provato il pallonetto in extremis. Palla che finisce lontano dai pali della porta difesa dall'estremo difensore ex Iomi Salerno. Petrova per Radovic. Tanic. Soglietti. Ancora il pallone per Petrova. Radovic. Soglietti, buonissima questa circolazione, molto rapida, molto veloce con la difesa di Teramo che è ovviamente in difficoltà. Petrova prova lo sfondamento centrale, palla che non passa 9 metri, buona difesa di Teramo, ad onor di cronaca questa, con un ottimo scivolamento di gambe che ha impedito alla Ariosto di arrivare a una conclusione pulita. Tanic, palla per Petrova, parata da parte di Baldassarre, terzo errore al tiro per Petrova. Contropiede da parte di Teramo con Bellu che serve Lanfredi. Lanfredi messa nella condizione di tirare a specchio della porta, trova la risposta di Ferrari dall'altra parte. Lo Biondo mette dentro il gol che permette allo Biondo di sbloccare il tabellino e all'Ariosto di allungare ancora una volta, più 7, massimo vantaggio al minuto 22, 8 al termine di questa prima frazione di gioco. Ciandarli trova il varco stavolta e trova anche il gol dopo tanti tentativi, stavolta una difesa forse un po' più schiacciata del solito da parte dell'Ariosto. Aiuta qui Petrova, è anche fortunata nel trovare il primo gol della sua partita con un pallone che di fatto le rimbalza fra le mani, da una possibile persa arriva il gol. 15-8. Prova ad allungare in maniera consistente la formazione di casa. Ciandarli. Fallo di Ciandarli che probabilmente si lascia anche abbastanza andare. E l'arbitro la redarguisce per flopping. Con ovviamente un ammonimento verbale. Stavolta diciamo che le istanze dell'accusa sono state parzialmente accolte, quelle di Radovic. Ciandarli cerca un altro tiro, non c'è unitarietà di fischio, viene fischiato il rigore, si propende per il rigore nonostante Ciandarli forse abbastanza lontana all'area di tiro. Anche il commissario interviene, abbraccio di comprensione. Palarie spiazza Ferrari per il primo gol di Daniela Palarie, capitana, veterana, arrivava qui con uno score clamoroso, vice capocannoniere del campionato Daniela Palarie, e oggi sfida fra giocatrici esperte e talentuose con Katia Soglietti, anche lei giocatrice da classifica marcatori. Petrova per Soglietti, cerca di far girare velocemente il pallone, grande idea da parte di Radovic per Marrocchi che non riesce ad afferrare quel pallone, diventa ingiocabile, si riprenderà con una 9 metri. Marrocchi di forza pura trova un grandissimo gol, applausi per Fernanda Marrocchi che è già a quota 3, giusto per gradire, più 7, nuovamente ritoccata a quota 16 per Fernanda Marrocchi che va a ringraziare Sandra Radovic che l'ha cercata con grande insistenza. Palarie, Ciandarli provano a far circolare il pallone con un po' di rapidità anche le giocatrici di Teramo. 9 metri per il fallo di Angelica Manfredini. Cambio attacco e difesa con Maya Tanic per una delle specialist difensive, capitana anche della selezione di A2, vice capitana in A1 per Angelica Manfredini, una coccarda importante quella in questa stagione, con una fascia ipotetica. Palarie, il pallone per Canzio che trova un gran bel gol. Chiara Canzio, palla sotto all'incrocio per la rete
del meno 6, 25esimo minuto di gioco. Palla per Soglietti che ci ragiona, molto brava Soglietti, invece che forzare aveva maggior senso cercare di non perdere un pallone per non regalare un possesso alle avversarie. Tanic per Petrova, ancora Tanic, Radovic ancora, Soglietti, Petrova, gran palla per Marrocchi, parata da parte di Baldassarre, ma c'è il rigore per Ferrara che beneficia di una difesa in area da parte di Teramo, con il cronometro che può correre. E Soglietti giustamente si prende una decina di secondi per attendere di poter scoccare il tiro. Palla nell'angolo, secondo gol per terzo gol, pardon, per Katia Soglietti, più 7, 17-10 con il punteggio che continua a lievitare, anche se da un paio di minuti a questa parte si è cristallizzato sul più 7. Di Prisco, il pallone per Ciandarli, Palarie, ancora una volta Di Prisco, Palarie, circolazione veloce, forse anche passi in questo caso, con Ciandarli che non inquadra la porta, rimessa veloce da parte di Ferrari che lancia Radovic. Radovic, molto bello il tiro di Radovic, quinto gol per Sandra Radovic, che oggi sta veramente diventando un fattore. 18-10 per Ferrara quando mancano 3 minuti pieni al termine. Pronta anche Angelini, probabilmente c'è qualche problema per Soglietti, vedremo. Ancora Soglietti che al di là dei potenziali problemi fa una grande azione difensiva, lancia Petrova in contropiede, per Petrova un gol importante anche per sbloccarsi. 19-10, fuori Soglietti, dentro Angelini, e coach Carlos Britos probabilmente agisce di parsimonia. Soglietti sta facendo una grossa partita, in campo anche Manfredini per Marrocchi, anzi mi correggo, probabilmente si chiama rodaggio questo qua per due giocatrici, con in campo anche Ottani che nella Serie A2 svolgono un ruolo molto importante. L'idea è quella di inserirle, ma pian piano, gradualmente, all'interno della prima squadra. Sbaglia Teramo, c'è la parata di Ferrari a due mani. Tanis per Petrova, Manfredini in un fazzoletto, si è girata Angelica Manfredini, molto brava la vice capitana, con il più 10. Partita molto direzionata, con ancora 2 minuti da giocare. Ariosto è già a quota 20, proiezione dice più di 40 reti segnate in una partita. L'Ariosto è una delle squadre che segnano maggiormente, 27 reti di media per partita, il problema è incassarne 34, quello è un problema enorme. Oggi la media è ben al di sotto di quella stagionale fin qui maturata. Ciandarli, ottima difesa di Manfredini, Canzi uno contro uno, para Ferrari con Manfredini che rifinisce, poi una brutta persa qui con Canzio che si ritrova un pallone, lo butta fuori da 6 metri, e adesso è evidente che a Teramo manchi anche un po' di fiducia. Con 120 secondi da giocare, Ariosto è in totale controllo del match, attacca addirittura per il più 11 quando al pala Boschetto ovviamente è calato un certo applauso di soddisfazione. Tanic, lo biondo, Petrova, bella giocata con lo biondo che si guadagna il rigore. No, un brutto colpo per lo biondo al Cocige. Prontamente in campo il dottore. Il fallo c'è stato e ci sarà anche il 2 minuti per Lanfredi. In campo rientra Katia Soglietti per tirare il rigore. Però per lo biondo l'infortunio sembra serio. E non vorrei che fosse un infortunio di natura muscolare, anche perché la giocatrice continua a rimanere a terra, viene soccorsa anche dalle compagne di squadra. Momento di discreta apprensione al Boschetto, anche perché Martino Lobiondo è una giocatrice particolarmente sfortunata negli infortuni nelle ultime 2 stagioni. Anche Lisa Ferrari attraversa il campo per andare a sincerarsi delle condizioni della collega e compagna di squadra.
pronta Chiara Ferrara a rientrare in campo, anche Giovanni Monguzzi, il fisioterapista emiliano, va a dare una mano a Martina Lobiundo che si rialza molto lentamente. Applauso del Boschetto, che teme un infortunio per Martina Lobiundo, che di fatto però esce sulle sue gambe. La speranza è che sia solo una pessima botta, una di quelle che fanno molto male. Rigore per Ferrara. Quando sono trascorsi 28 minuti e 15 secondi sul cronometro del Pala Boschetto di Ferrara, Soglietti prende una bella rincorsa e trova, ovviamente non è una rincorsa calcistica, è una rincorsa in estensione con braccio e gamba, e trova il gol del più 11, massimo vantaggio nuovamente ritoccato per 21-10, pardon, per Ferrara, con Soglietti che al 29esimo di fatto estende ulteriormente il vantaggio di Ferrara. Di Prisco, Palarie, Ciandarli, altro passo di Palarie, con Ferrara che può far ripartire l'azione. Petrova rifiuta la transizione rapida e vuole giocare nello stretto. In campo anche Tanic, e ci sono in campo tre squadre, tre giocatrici, diventano quattro in fase difensiva, che fanno parte della ex Under 17, ora Serie A2. Un bel segnale questo per Ferrara, con Radovic che continua a divertirsi. 22-11, continua ad allargare il divario. Quando mancano 30 secondi al termine del primo tempo, il punteggio è molto direzionato. Canzio, Ciandarli per Di Prisco, uno contro uno su Ottani, palla per Palarie che trova il modo di arrivare al gol, secondo gol per Palarie questa partita. Ottani cambia attacco e difesa, parata di Baldassarre su Angelini, una bella parata questa di Baldassarre. Angelini ha scelto la potenza ma non ha trovato la forza, con la parata di Ferrari che chiude il primo tempo, finisce sul 22-11 questa prima frazione di gioco. Noi ci risentiremo fra poco per il secondo tempo.
Ben ritrovati amici sportivi di Eleven Sport, da Enrico Bonzanini al Pala Boschetto di Ferrara. Si riprende al Boschetto dal 22-11 che aveva concluso la prima frazione di gioco, riparte con lo stesso 7 che aveva iniziato la partita. Petrova ricomincia bene, trovando un bel gol, in questo caso una bella conclusione da parte di Stefani Petrova, con il pallone che supera imparabilmente Franceschini. Io devo una correzione, ovviamente è entrata Galletti in porta, non Martina Baldassarre nel primo tempo, mi scuserà Baldassarre, era ovviamente Galletti ad aver realizzato anche un paio di belle parate. Palarie a pala murata, terzo gol, dicevo, per Petrova. Qui il contropiede si spegne nel nulla, può ripartire ancora una volta Teramo. Di Prisco, la palla per Ciandarli, circolazione un po' lenta da parte di Teramo, con ancora Di Prisco che prova nuovamente a cercare la porta. Viene fischiato un 9 metri, ovviamente dalla fischiata poteva anche sembrare un penalty, e invece il direttore di gara propende per un semplice possesso lasciato in dote alla formazione ospite. Ciandarli, Lanfredi, ancora Palari, rischio di passi anche in questo caso, Palanel nell'angolo per Di Prisco che trova il terzo gol della sua partita. Tanic per Petrova, rischio di persa, arriva al piede da parte di Marrocchi, contropiede per Teramo con Marrocchi che è rimasta nella propria metà campo. Palari e si gira, trova il gol, terzo gol per Palari, per un avvio di gara che di fatto arride alla formazione ospite con un break di 2-1. Radovic dall'altra parte trova ancora un gol, gol numero 7. Teramo a manovrare, il pallone giocato nella metà campo di Ferrara. Di Prisco per Palarie, la parata di Ferrara che dice di no, ottima risposta di Ferrara che va di fatto a caricarsi. Tanic, la palla per Marrocchi, Marrocchi danza sul proprio piede perno e trova un altro bel gol, il quarto della sua partita, un gol che di fatto ristabilisce le distanze sul punteggio di 25-13. Ciandarli, molto alto il punteggio per Ferrara che continua a spingere nella metà campo di Teramo nonostante un vantaggio agevole. Il ritmo continua a rimanere, sponda emiliana molto alto, faticano invece le giocatrici di Teramo a trovare lo spazio corretto. Ciandarli, la palla per Olga Lanfredi, arriva il penalty. Vedremo chi andrà ad incaricarsi della battuta di questo penalty. È Palari ovviamente che va a raccogliere il pallone. Quinto minuto di gioco, 25-13. Palari si fa disinnescare il rigore da Elisa Ferrari, molto molto brava a dire di no e a consentire all'Ariosto di poter riprendere le operazioni di gioco. Tanic, Petrova, la palla per Tanic, Petrova, la palla gira fino a ricevere Chiara Ferrara, non c'è invasione, c'è un bel gol, un gol che porta ovviamente Ferrara sul nuovo massimo vantaggio più 13. Altra persa di Teramo con Ferrari che prende la mira, grande palla per Soglietti che con poco angolo
trova la risposta di Franceschini e prova poi a far ripartire l'azione. Lanfredi scivola, c'è il fallo combinato a Fernanda Marrocchi. Di Prisco, Ciandarli, ancora Di Prisco, solita circolazione di palla con Palarie che si lamenta anche con il direttore di gara. Possesso che resta a Teramo, Ciandarli per Di Prisco, prova l'azione insistita, c'è un altro fischio con il pallone che rimane in possesso di Teramo, che attacca con una formazione rivista e qui c'è una bella giocata che porta al gol in ala Sara Bellu, che dalla posizione di pivot si è spostata in pivot. Adesso c'è stato lo switch, viene chiesto nuovamente la sostituzione, anzi no, probabilmente un fischietto rotto. E allora si riprenderà con il possesso di Ferrara, 26-14, settimo minuto di gioco nella ripresa. Tanic, palla per Marrocchi, gran gol da parte di Fernanda Marrocchi, quinta rete di questa partita per Fernanda Marrocchi, si rimane sul più 13. Di Prisco ancora, Ciandarli, scavalca Tanic in qualche modo, Palarie trova un gran gol, quarto per Maria Daniela Palarie. Tanic accelera, forse c'è anche un fallo da parte di Ciandarli che arriva a prendersi due minuti. Tanic invece si prende solo gli applausi, 28-15. Siamo ben oltre la media delle 40 reti. Se questo è l'andazzo, Palarie, pallone per Lanfredi, circolazione del pallone ancora molto complicata per la formazione di casa, per la formazione ospite, pardon. Con il numero 13 va a muovere il pallone Marcone. Marcone su Lanfredi, tenuta lontana da Marrocchi dall'area. Bella giocata qui di Bellu. Questo è un gran gol da parte di Sara Bellu. Quarta rete per lei. E ci mette un 360 e un sotto le gambe per Elisa Ferrari. Più 12 per l'Ariosto. Petrova cerca Marrocchi. Palla difficilissima questa. C'è il fallo di Bellu. Tanic per Radovic, Petrova, ancora Tanic, gran palla questa per Ferrara che ha un'autostrada, la sfrutta tutta e mette il pallone alle spalle di Franceschini per il 29-16. Applausi per l'Ariosto che sembra in totale controllo della partita. Teramo in avanti. Marcone, 9 per quanto concerne la ripresa. ...29-16... il punteggio. Qui al Palaboschetto, Marrocchi, palla per Ferrara. Ferrara va a trovare ancora un gol, è il quinto della sua partita, davvero niente male per Chiara Ferrara. Un buonissimo score per lei, 30-16, più 14, nuovo massimo vantaggio per Ferrara che di fatto ha abbastanza messo in ghiaccio la partita. Palarie, contropiede di Ferrara dopo la buona azione difensiva per Soglietti, che trova il quinto gol di questa partita.
31-16, punteggio molto 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 complicato per Teramo, che adesso ovviamente prova a rallentare i ritmi, non potrebbe essere altrimenti. Ancora Ciandarli, pallone per la buonissima giocata in ala da parte di Canzio, che trova un'altra rete. Ferrara sceglie ancora una volta di accelerare, un'accelerazione che non porta di fatto a quanto sperato. 31-17, Petrova, Soglietti. Una brutta persa questa da parte della formazione locale, con Teramo che può di fatto capovolgere il fronte. È anche abbastanza complicato commentare una partita già molto indirizzata, di fatto finita, con i due punti che hanno già preso la via di casa per la Securfox. C'è un fischio da parte degli arbitri. Pallone che resta ancora in possesso di Teramo. Teramo che non riesce a far passare il pallone. Qui c'è la botta, probabilmente ci andare la presa in pieno volto, e questo ovviamente induce il medico a buttarsi in campo. Chiamata soltanto rimandata, il medico si riaccomoda perché Ciandarli si è già di fatto alzata, può riprendere il gioco. Ancora Teramo, Ciandarli. Bella palla persa per Teramo, con l'Ariosto che può buttarsi dall'altra parte. Soglietti trova un bel gol. Gol che vale il 32-17 per Soglietti. Il gol numero 6 di questa partita. Un gol che di fatto avvicina molto il traguardo. Teramo prova a manovrare, un'altra azione manovrata, tredicesimo della ripresa, 32-17. Lanfredi subisce un colpo, si allontana per evitare proteste. Prosegue Ciandarli, la rubata addirittura da parte dei marocchi, che commette azione fallosa. Secondo gli arbitri c'è la possibilità di un altro extra possesso per la formazione di casa, la formazione ospite, con Teramo che manovra. Ancora una volta la formazione ospite che cerca il varco, lo trova, gli toglie il pallone Petrova, c'è il rigore per Teramo, che può provare a riavvicinarsi. La parata di Ferrari che gli toglie la possibilità di esultare. Ancora Petrova, la palla nell'angolo per Ferrara, che non trova il gol che avrebbe di fatto permesso all'Ariosto. Attacca Teramo. Ancora Lanfredi, Ciandarli. Gran gol in questo caso da parte di Ciandarli, che riesce a trovare il suo terzo gol di questa partita. Ancora gol di Radovic,
Il pallone ancora per Teramo, che prova la giocata veloce. 33-18, partita abbastanza finita per quanto riguarda il campo. Ovviamente c'è un risultato da mandare a referto. Marconi, Di Prisco, giocata importante, palla nell'angolo e arriva il gol, un bel gol da parte di Canzio. Chiara Canzio porta a casa il 33-19. Ariosto in avanti, c'è anche Ianni in campo in questi ultimi 15 minuti. Pavanini a manovrare, turnover intelligente da parte di coach Brito. Scompetrova che tira un missile terra-aria, Galletti para, fa ripartire la formazione di casa. Marcone, ancora Marcone, la palla per Lanfredi che trova un bel gol, brava Lanfredi. Ha trovato un varco prezioso, Radovic spinge, manca la porta, anche perché gli sono saltate addosso praticamente tutte. 33-20, fanno correre giustamente il cronometro gli allenatori, anche perché la partita è abbastanza andata e di conseguenza diventa abbastanza impensabile mettere continui freni. Ruba palla la Radovic con Manfredini che si imbolla in contropiede, fa tutto da solo, trova la parata di Galletti, non c'è fischio da parte della coppia arbitrale. 17° minuto di gioco nella ripresa, punteggio di 33-20 a Ferrara. Ancora Teramo, Di Prisco non fa saltare la difesa, anzi commette infrazione. A ripartenza da parte dell'Ariosto, con Ianni che non riesce ad arrivare su questo pallone, palla che finisce direttamente sul fondo. 18 minuti di gioco, punteggio sempre fermo sul punteggio di 33-20, più 13 che di fatto permane. ...18 di gioco. Circolazione della palla con Ciandarli che trova Marcone, anche Belluva in doppio pivot, Lanfredi, questa è una buona azione da parte di Teramo, che però non riesce a chiudere con il tiro, allora si continua a rigiocare, brava Radovic, poi il pallone resta lì e Lanfredi è lesta a farsi trovare più rapida di tutti all'appuntamento con la deviazione. Ferrara trova il suo sesto gol di questa partita. Gran bella giocata questa da parte di Chiara Ferrara. E punteggio che torna a lievitare, 34-21. Di Prisco, 19 di gioco sul cronometro. Ancora la numero 9 che trova Ciandarli, tutto braccio, bel gol questo da parte di Dorra Ciandarli. 34-22, Petrova, bella questa palla in no look per Manfredini, super gol di Manfredini che mette la palla sotto all'incrocio. Ferrara che adesso sta giocando a correre. E adesso potrebbe esserci molto spazio anche per Gabriella Vitale, protagonista assoluta nella vittoria della formazione di Serie A2 in casa contro Chiaravalle. 10 minuti penso li avrà a disposizione. Di Prisco, la palla per Canzio. Lanfredi prova l'uno contro uno, idea intelligente quella di andare da Di Prisco che con angolo limitato trova il gol.
bel gol della numero 9, il quarto per lei. Con Pavanini che cerca Radovic, Tanic scala su Ianni che non può attaccare, palla persa, sì, palla persa, pallone che carambola in area. Riprende posizione Aurora Ianni, sorella della classe 2000 Federico, che gioca nella formazione di Serie A2 della Giara Assicurazioni. Minuto 20 o 50 che dir si voglia, 35-23, partita abbastanza in archivio. Di Prisco rubato da parte di Manfredini, poi Radovic prova a far correre il pallone, ci riesce, Ottani in transizione palleggiata, poi Ferrara trova il varco, chiusa da Lanfredi, cambio attacco e difesa con Ottani e Pavanini che si danno il cambio. Fuori Ferrari, dentro Gabriella Vitale. Pavanini. Davvero bello vedere tante under in campo. Tanic, palo, sfortunata, o fortunata Galletti che dir si voglia. 51 di gioco, con davvero una spicciolata ancora da giocare qui al Palaboschetto. Partita largamente indirizzata di Prisco per Ciandarli. Palla persa da parte di Teramo in maniera davvero ingenua. Può ripartire in transizione Ferrara con Bellu che spinge anche dietro alle spalle Manfredini. Di Prisco, contropiede aperto contro Vitale che toglie il pallone dalla porta. Una gran parata di Gabriella Vitale che dà il benvenuto così alla sua partita. Rientra in campo anche per Teramo con la maglia numero 16, Martina Baldassarre, che avevo erroneamente confuso con Galletti nel primo tempo, mi perdonerete. Il fallo su Rebecca Capone, si riprenderà con un 9 metri. Ciandarli prova il tiro a tutto braccio, stavolta Vitale non riesce a trattenere il pallone, non era un tiro imparabile. Meno 11 per Teramo che prova a rientrare. Tanic, palla per Radovic che scala su Ferrara, tanto spazio, e Chiara Ferrara continua il suo show con la rete numero 7 di questa sua partita. Ciandarli prova il tiro a tutto braccio, adesso ha scaldato il braccio Ciandarli. Doppio gol per la giocatrice di Teramo con Radovic che va addirittura in dribbling, poi Manfredini para Galletti, toglie il pallone dalla porta Galletti. 23 minuti della ripresa, più 10 per l'Ariosto che si sta vedendo rosicchiare il gap, e allora Teramo ne approfitta per cambiare, per chiamare time out e pensarci su. Attacco che di fatto non potrebbe riaprire la partita, ma che sicuramente potrebbe riavvicinare Teramo. Squadre di nuovo in campo per quest'ultimo break di partita, con l'Ariosto che deve di fatto respingere l'assalto di Teramo, che sta provando comprensibilmente a rientrare in una partita che l'ha vista di fatto mai all'interno della contesa. Fondamentale questi minuti per la formazione di casa, anche per respingere un po' quella che è un incedere che per il momento sta premiando Teramo, che pur sensibilmente ma è rimonta. Ciandarli per Lanfredi, non c'è fallo e arriva il gol da parte di Canzio. Meno 9, attenzione, anzi meno 10, pardon, 36-26, margine ampissimo con 7 minuti da giocare, però è meglio non scherzarci con gli avversari.
in campo per l'Ariosto, Pavanini a manovrare con Tanic, Radovic, Terzini, Ianni e Ferrara, Ali, Manfredini in pivot, Vitale in porta, Tanic, Pavanini, Radovic, la palla per Ianni, ancora Pavanini che consegna il pallone a Tanic, bella idea perché poi Tanic sceglie, una giocata bella spettacolare, c'è andare da Ferrara, calza l'alley-oop per Radovic e Radovic mette il sigillo sulla partita con Manfredini che riconquista il pallone, Ottani in lob per Ferrara che trova il palo, a base del palo, Ianni non arriva su questo pallone, più 11 per l'Ariosto che di fatto la partita l'ha chiusa nella maniera più spettacolare possibile col gol di Sandra Radovic. Ciandarli, Baldassarre sulla linea dei terzini, uscita Palarie, anche per terra Molina Green, Canzio, Lanfredi, arriva la difesa di Radovic, 37-26, 5 minuti ancora da giocare, poi sarà game over, la murata di Ciandarli, para due mani Vitale che poi fa partire la transizione, doppio cambio addirittura con Pavanini che va in ala e Angelini che probabilmente si posizionerà sulla casella di terzino destro. Palla persa per Ferrara. Di Prisco dall'altra parte. Numero 18. Capone prova l'imbucata ma non riesce. Grande difficoltà oggi per Teramo nell'attaccare la parte centrale. Brava Angelini che qui con questa palla capisce la giocata. Arriva il 9 metri, la rubata però è completata dal fischio. Sbaglia Radovic che chiede scusa. Questa non era neanche una brutta idea, perché la realizzazione è stata un po' così così da parte di Sandra Radovic che non ha completato la giocata. 4 al termine, 37-26 al Palaboschetto. Ciandarli ancora, Ciandarli che prova ad attaccare Manfredini, tutto fermo, poi in qualche modo si era anche riuscita a liberare, era già arrivato il fischio, a quel punto la coppia arbitrale poteva soltanto lasciare il possesso, nulla più. Capone sfida Angelini, molto brava Capone qui, trova una bella azione premiata col gol per Rebecca Capone, meno 10, bella palla questa per Angelini che trova il gol. Elena Angelini, primo gol per lei in questa partita, 38-27 con 3 minuti da giocare. Di Prisco, tiene il pallone, lo cede soltanto a beneficio di Ciandarli. Bello, forse fra le più positive di Teramo. Bello, rischio di persa, piede fuori da parte di Capone che viene graziata e allora è brava ad andare a mettere dentro il secondo gol che manda a referto il meno 10, 38-28. Tanic con Ottani tenuta sulla casella di terzino, Costanza Pavanini scala in ala, riceve, anzi no, no look per Manfredini, super gol per Angelica, sono 3 in questa partita. 39 le reti messe a segno dall'Ariosto. Di Prisco per Lanfredi, Canzio torna al centro, Ciandarli prova di vincolarsi, ci riesce, trova anche il gol.
settimo gol per Dorra Ciandarli, con Manfredini che non si aggrappa al pallone. Ultimi due minuti di questo match, 39-29, partita molto andata, considerando che il primo tempo era terminata 11, però insomma, diciamo che l'Ariosto qualche gol in meno poteva prenderlo oggi, anche perché più o meno la proiezione non è sui 34 di media, ma ci siamo. Gianni Ottani si alza e trova un super gol, palla sotto all'incrocio, Galletti non ci arriva, è gol numero 40 per l'Ariosto, lo segna Ottani con Bellu che poi riesce a trovare il gol. Arriva il fischio, poi arriva il gol, si lamenta Bellu che però gol ha realizzato sotto fallo dopo i passi di Prisco. Ciandarli, manca l'aggancio Lanfredi che poi riesce a tornare sul pallone, ultimo giro di lancette, rischio di persa, arriva al 9 metri per Teramo. Ancora di Prisco, bella palla dentro, brava Ianni che toglie il pallone a Bellu, ottima azione di Aurora Ianni, poi vitale per Angelini che trova un grande gol perché il pallone era difficile, gli era rimasto dietro la schiena, quasi un controllo in no look e poi arriva un gran bel gol, il gol che porta il punteggio sul 41-29. Ancora Ciandarli, tenuta da Costanza Pavanini, brutta palla giocata qui da Teramo, 10 secondi al termine, l'ultimo tiro sarà per le ospiti. Ciandarli, 7 secondi al termine, tira con la sinistra, arriva il fischio da parte delle coppie arbitrale, sarà un tiro franco che andrà a decidere la partita, vedremo se Di Prisco appoggerà il pallone o vorrà provare a scoccare, credo appoggerà il pallone dalla mimica. Palla appoggiata, ringrazia l'Ariosto che festeggia due punti, 41-29, ottimo match per l'Ariosto da un punto di vista realizzativo, ovviamente qualcosa da registrare. Ancora sulla difesa, a presto.